un libro che avevo presentato a Fossa Certi a un giovane scrittore che ha attratto tanti amici in una maniera incredibile, perché erano ben oltre 100 persone, tutti giovanissime. E allora l'idea, cosa possiamo fare noi per incentivare la diffusione della lettura e della scrittura tra i giovani? Così, insomma, discutendo è nata un po' questa idea che è partorita in brevissimo tempo, devo dire, anche grazie alla collaborazione di amici che hanno dato la loro disponibilità nella giuria e quindi hanno lavorato, insomma, perché questo percorso venisse portato a termine nel migliore dei modi. Sembrava impossibile riuscire a fare tutto in così breve tempo, invece ci siamo riusciti con la collaborazione di tutti, naturalmente Marilena, Miriana, che hanno lavorato all'interno della casa editrice, Carlo Spera per quello che riguarda l'impaginazione, insomma, un lavoro di equipe molto importante. Questo non voglio fare discorsi perché non è il caso, ma insomma solo dire questo, che la casa editrice, come sapete, ha come suo scopo quello di produrre libri, stampare libri, venderli, diffonderli, però insomma Carappa da sempre, possiamo dire, ha avuto anche un'altra vocazione, e cioè quella di incentivare la cultura del territorio, cioè fare delle cose.